Amici all'ascolto, eccoci dunque che continuiamo con la nostra trasmissione nel periodo elettorale. Tra parentesi, un'anticipazione che non è ufficiale, però sembrerebbe che si potrebbe andare a votare fra il 16 maggio e il 23 maggio. Ripeto, non è ufficiale, però Musumeci, il presidente, ha individuato queste due date. Vedremo se saranno confermate. Comunque nel momento vi presento qui con noi l'ex sindaco della città di Patti, Pippo Menuto, che molte voci dicono che potrebbe nuovamente scendere in campo. Noi ci vediamo poco, però nello stesso tempo chiediamo al signor ex sindaco come effettivamente se queste voci potrebbero corrispondere alla realtà o meno. Non credo che ci siano queste condizioni, perché che come per la corsa sindaco di Città di Patti si cimentano giovani e quindi uno come me che ha dato oltre 10 anni e mezzo alla città di Patti. Per la precisione, scusa, la interrompo, 2011. Ha dato quello che ha potuto amministrando una città meritevole. Ritengo che i giovani si facciano avanti, coloro i quali ecco, hanno un minimo di esperienza, nel passato hanno messo a disposizione della comunità il loro impegno, ritengo che sia arrivato il momento che si scommettano su questo, quindi io escludo la mia candidatura. Ecco, d'accordo, Pippo, tu escludi la tua candidatura, però nello stesso tempo, ecco, voci un pochettino tendenziose, però nello stesso tempo significa che hanno approvato il tuo comportamento in questi 11 anni, dicono che potrebbero essere quei bambini di vecchi collaboratori, che poi sono giovani, potrebbero essere Gianluca Bonsignore o Giorgio Cangelli. E siccome sembrerebbe che non vi sia, che entrambi vorrebbero scendere in campo per la candidatura a sindaco, ecco, magari la loro posizione di super pacto potrebbe favorire uno dei due ad abdicare in favore dell'altro, e se per caso non andrebbe in porto, magari scendere direttamente tu. Ecco perché ho fatto questa domanda iniziale. A te la risposta. Ho fatto e continuerò a fare di tutto perché i due probabile candidato al sindaco si mettono d'accordo. Questo è quello che bisogna fare, così si somma una forza anziché avere due debolezze che pescono tutti i due nello stesso ambito del bacino elettorale della città di Patti. Ecco, quindi non è la campagna in aria, se al limite magari non si mettono d'accordo, ecco, scendere prudentemente in capo nuovamente Pippo Menuto. Questo non credo. Farò di tutto per mettere d'accordo. Mi auguro che ci siano le premesse e mi auguro che ci sia la disponibilità di ambedue. Perfetto, ma ciò non toglie chi potrebbe anche essere la tua disponibilità nel caso contrario, che ciò non potrebbe a dare dei suggerimenti, sì. Vabbè, comunque già è un passo avanti, quindi siamo riusciti. Bene, cambiamo, già abbiamo parlato di questo. Ecco, hai governato per 10-11 anni fa. E quindi ecco la domanda che sorge spontanea. Sai che il giorno 18 marzo ci dovrebbe essere il voto, il Consiglio Comunale, per approvare almeno questo benedetto piano del riequilibrio. È un tuo suggerimento per quello che potrebbe essere il nuovo candidato a sindaco. Sarebbe meglio avere un comune governato con un comune in dissesto oppure con il piano del riequilibrio approvato? Dal punto di vista di un ex amministratore e dal punto di vista di come, qual è la differenza tra il dissesto e il riequilibrio, non c'è dubbio che per un ente bisogna fare di tutto per evitare il dissesto. Capisco che qui ci sono dei problemi politici amministrativi tra maggioranza e opposizione. Io dico che non bisogna fare una cortesia al sindaco uscente, ma bisogna fare una cortesia alla città di Patti. Quindi? Evitare il dissesto. Ecco, questo è un parere senz'altro abbastanza interessante, però detto dall'ex sindaco Pippo Menuto.
E passiamo così al tuo giudizio, come vedi la città dopo 11 anni della, a distanza di 11 anni dalla tua ex sindacatura? Ma come osservatore, come cittadino abatese, certamente non impegnato in prima linea, non posso non esprimere un giudizio negativo. Avevo tentato di tutto, era una mia strategia quella di parte di città di servizi, tutto sommato ci eravamo in parte riusciti. Ciò è stato cancellato dall'attuale sindaco come strategia politica, si pensava a parte città turistica, oggi ci troviamo una città che non è più né città di servizi né città turistica. Quindi a mio avviso esprimo per questo un giudizio negativo su questo operato della linea strategica amministrativa di questi 10 anni. Ecco, città dei servizi, che praticamente siamo abbastanza in calo. Hai fatto delle battaglie, è giusto riconoscerlo, specialmente quando con la fascia tricolore hai difeso il... davanti all'ospedale. Davanti all'ospedale. Questo è stato veramente un tuo intervento che allora ha posto fine subito al depotenziamento che allora era già in atto. Si sono fermati, l'ospedale ha avuto un grosso nuovamente balzo in avanti, purtroppo adesso ci sono, stiamo nuovamente ritornando a quel periodo, in quanto che alcuni presidi ospedalieri che devono essere tolti nel giro di qualche mese e mezzo stanno ritornando nuovamente ad essere competitivi. Mi riferisco purtroppo all'ospedale di Barcellona, purtroppo, perché vorrei che entrambi, sia Patti che Barcellona, ci mancherebbe altro, fossero ad alti livelli, però purtroppo politicamente non contiamo niente. Che ne dici? Quando la politica non riesce a determinare, credo che ci sono le lotte a cui io più volte ho chiamato i sindaci del distretto sociosanitario. Ho visto che questa volta si è stati passivi rispetto a questo tentativo che c'è stato riuscito. In passato, anche negli anni in cui ho amministrato questa città, i tentativi ci sono stati, abbiamo lottato e alla fine con grande dignità politica siamo riusciti non soltanto a mantenere la struttura, ma a migliorarla. Ricordo ad esempio uno dei tanti episodi emblematici, l'illuminazione della rivista notturna, anche quella è stata una battaglia di tutto il distretto sociosanitario, di cui parte, essendo sede dell'ospedale, è stata la beneficiaria. Ecco, altra fascia di colore che ricordo è quella quando è stata inaugurata in pompa magna la nuova stazione di Patti con il relativo doppio binario. Non so quella. Io mi questo è doppio del binario, è stato, si è messa a parte all'attenzione e finito qui, e a parte finisce il doppio del binario e non è un bene per la collettività. Ritengo che bisogna fare di tutto anche con il recovery fund se riuscisse a far rientrare il completamento Patti Termini Imerese, Patti Cefalù, è una battaglia difficile, ma incominciare a parlare con i sindaci dei comuni di Mito, costituire un comitato e portare avanti le iniziative, perché oggi gli investimenti seri in un comprensorio sono investimenti che arrivano dalla comunità europea. Ormai i bilanci comunali hanno poco a disposizione, si tratta di amministrare quel poco che c'è ed erogare i servizi in maniera efficiente, ma bisogna adeguarsi di progettazione europea. Senti, io ho fatto questa domanda per quanto riguarda la nuova stazione, perché ci potrebbe essere un nuovo inserimento, ovvero, e probabilmente da questi giorni la notizia, non possibile, anzi già è stato effettuato il primo collegamento, di poter inserire anche Patti,
che ha il termine del doppio binario prima di andare a capovolare in altri centri, per poter collegare direttamente Patti, Messina, Fontana Rossa. Ecco, questo sarebbe un altro grosso balzo in avanti, e dato che abbiamo tutte le potenzialità, cioè il doppio binario parte da Patti, non ci vuole niente collegare anche Patti con Messina. E questo è semplice farlo. Importante collegare i locali che partono, i treni locali che partono da Patti durante i giorni feriali con le partenze dei treni da Messina per Fontana Rossa. Perfetto, bisogna chiedere un incontro alle RFI, i sindaci, il sindaco di Patti, il sindaco di Barcellona, il sindaco di Milazzo, per dire, considerato questo fatto nuovo ed importante, certo, considerato anche che la valle tirrenica non ha una struttura aeroportuale, potrebbe essere un elemento di ulteriore avvicinamento dell'utenza verso l'aeroporto e di sviluppo. Quindi è facilissimo, basta solo cercare di trovare un'altra ragione. E le coincidenze con i treni locali che partono da Patti, ne parte quasi uno ogni ora, l'importante è spostarla e farlo coincidere con la partenza. Questa è una cosa novità negli ultimi giorni, e quindi almeno da questo punto di vista cerchiamo veramente di essere competitivi, almeno in questo punto di vista. E ritornando sempre quelle iniziative fatte da te, mi ricordo un'altra apertura in Pompa Magna, è stata l'insediamento all'inizio di dare il via alla Patti da Urbina. Mi ricordo che ci sono stati numerosi onorevoli che sono venuti, tu con la fascia tricolore, e beh, insomma, Patti in quel momento era il centro, Patti da Urbina. Dopo tanti anni ancora siamo Patti con la delle Blitz. Io mi ricordo una telenovela o una barzelletta. Mi ricordo i tanti viaggi fatti a Roma al Ministero dei Lavori Pubblici e delle Infrastrutture, e anche il finanziamento del ponte, del collegamento da una sponda all'altra. Anche qui credo che bisogna interloquire con il presidente della provincia, attualmente il sindaco della città di Messina, per capire a che punto sono, perché ho l'impressione che il finanziamento nel recovery fund per la provincia di Messina non ce ne sono per niente, quindi è necessario sin da ora verificare se si riuscisse ad avere qualcosa per questo territorio, e quindi immediatamente chiedere un incontro al presidente della provincia, nonché il sindaco di Messina, per capire che cosa si può fare. Io credo che se si scommette, se si interloquisce, se si aprono dialoghi, alla fine qualcosa si potrà avere per sviluppare bene questo territorio, altrimenti se si resta isolati, chiusi, non funziona al momento nemmeno il pontile, la vicenda del pontile. Ma io mi ricordo anche le alleanze che siamo riusciti a creare nella nostra città quando dovevano costruire a parte l'impianto di pretrattamento dei rifiuti, le battaglie che si sono fatte in questa città. Alla fine abbiamo vinto, la città di Patti ha vinto, portando avanti motivazioni serie, portando avanti lotte serie, perché quando la politica non arriva o la politica è debole, bisogna avere l'accortezza di organizzare manifestazioni. Questa è una mia forma mentis, perché forse provengo dal sindacato, ma nella vita politica a me ha giovato moltissimo. Il povero modo, è così simile alla città di Patti. Tu ogni giudizio mi vuoi così fornire un identikit di quello che potrebbe essere il nuovo sindaco, quali dovrebbero essere le sue caratteristiche peculiari, fondamentali per rilanciare la città di Patti? Certo. Primo, essere a disposizione dei cittadini pattesi. Secondo, stare con
i cittadini e portare avanti le esigenze dei cittadini e cercare di, anziché chiudere, tenere aperta la porta del comune ai cittadini, mai la porta chiusa. Questo è fondamentale, è galateo per un amministratore ed è fondamentale perché oggi una comunità non si aspetta tanto da un amministratore, ma si aspetta quel poco e quello necessario che è il rapporto umano. Un amministratore viene ricordato dalla propria comunità non per quello che ha promesso, ma per quello che ha realizzato. Ecco, a tuo giudizio si ha l'impressione, perché si ha l'impressione che al cittadino battese non dico non ci interessa più la politica, ma non è più competitivo e combattente come una volta? Perché in questi ultimi anni non c'è stato quel rapporto, quell'anello fondamentale, quel rapporto fra il cittadino e l'amministratore. È mancato moltissimo in questi anni, anche quel rapporto umano. Ormai il cittadino pratese si sente sfiduciato, non sa a chi rivolgersi per i problemi amministrativi, sociali. Figuriamoci, una volta il sindaco anche veniva preso in considerazione per i problemi economici di una famiglia, per altri tipi di problemi. Oggi financo il rapporto fra il cittadino e l'amministratore dal punto di vista amministrativo non esiste più. Il problema economico chiaramente non è solo della città di Patti, ma di tutta la Sicilia. Ecco, i nostri figli devono andare all'estero per trovare lavoro, per trovare un sostegno economico. Ecco, cosa si può fare? E sempre nei nostri dire di senza soldini, ma trovare, avere quell'intelligenza, quella prudenza di poter trovare qualche cosa. Cosa si può fare per cercare di diminuire al massimo questo trasloco dei nostri figli all'estero? E questa è la domanda più difficile di questa intervista, perché credo che una comunità, una città non può creare sola i presupposti di uno sviluppo economico. C'eravamo in passato tentato con l'area industriale, c'eravamo tentato anche il collegamento alla parte da Ormina di cui abbiamo parlato, lo sbocco della zona ionica col Tirreno e quindi il balcone con le isole Eolie, il turismo, il porto che è uno dei miei purtroppo porto è diventata una barzelletta. Ho tentato più volte, non ci sono riuscito, alla fine mi resta questa amarezza. Quindi da solo il comune di Patti non può realizzare quelle infrastrutture che potrebbero determinare lo sviluppo economico. Un ruolo potrebbe avere il consorzio dei comuni, un ruolo può avere anche l'area della provincia. Bisogna creare quelle sinergie ed essere attenti e captare i finanziamenti europei e avere quei progetti pronti per capire eventuali bandi. Ecco, sta prendendo corpo nella città di Patti, e anche dato che hai parlato di turismo ed altro, quello di abbinare al nome di Patti quello di Kildare, che praticamente è il muro del regalo, è più conosciuto della città di Patti nel mondo e quindi potrebbe essere un legame ancora più forte per attirare dei turisti. Che ne dici? Ma potrebbe essere una prospettiva. Da solo così non risolve il problema. Io mi ricordo di aver allora tentato di trasferire su Patti le iniziative turistiche di Tindari con l'inaugurazione del San Francesco, se c'è più sinergia fra Patti e Tindari o fra Tindari e Patti, questo serve moltissimo. Ecco, sinergia in che senso? Ma sinergia nel senso che il territorio è uno. Sì.
e quindi in quanto tale non è tanto il nome che va aggiunto alla città di Patti, ma quanto l'interessamento della città di Patti verso l'Inter. Beh, mi sembra che insomma abbiamo così cercato di vedere se c'è qualche possibilità, sia turistica, sia artigianale, sia insomma qualche parola rilanciata a questa città. Mi ricordo tra parentesi, sembra incredibile, ma all'epoca della tua sindacatura Capodorlando aveva 6.000 abitanti, adesso ci sta superando. Significa no, così. Patti ne aveva 14.000, sì. 16. Capodorlando, seguito, Capodorlando, mi ricordo, negli anni 2000 arrivava a 13.6, la differenza è stata sempre da 1.000-1.500 abitanti. No, io parlo di prima, quando ancora era 6.000 e Patti era già... Adesso sì, Patti è Capodorlando, è la città più nuova. Sì, sì, era molto dire. Naso, di Patti, di sono venuto sul Capodorlando. Mentre Patti, da città di servizi, da città terziaria, ha visto un impoverimento anche demografico. Questo bisogna fare un minimo di analisi. Bene, mi sembra che non abbiamo dimenticato niente, quindi possiamo concludere dicendo che riesce a fare da intermediario fra i due della tua generazione, della tua amministrazione, ci tenterò, buon signore Giorgio Cangeli. Ci tenterò, perché se ci riuscisse avrei a chi dare dei suggerimenti. E se per caso non ci riuscissi, la tua candidatura farebbe un passo avanti. Allo Stato non esiste. Come? Allo Stato non esiste. Allo Stato, però potrebbe esistere. Non credo. Non credo. Beh, io che posso dire, questa era una domanda che mi hanno suggerito, per non ho paura piacere a dirlo, molti telespettatori. Mi fa piacere. E questo, io te la voglio. Se vede che ho lasciato il tuo ricordo. Se appunto chiedo così. Bene, ringrazio Pippo Venuto per la sua gentilezza, per la sua collaborazione. Grazie a voi, cari telespettatori, a sentirci nei prossimi giorni con altri ospiti importanti.